molto contento della partita. Per 34 minuti abbiamo giocato una pallacanestro di altissimo livello, credo, e non ho niente da additare nel finale ai miei giocatori, e mi tengo le ragioni per me, perché non voglio cadere in discorsi sterili che non sono di quello che succede nel gioco. E penso che c'è stata una grande reazione in squadra. Questo è un gruppo che vive dentro una stagione fatta di tanti gradini, e anche oggi ha dimostrato di essere completamente unito in una situazione anomala, ma in una situazione di passione, e questo credo che sia molto importante per andare a, rispettando la forza di Reggio Emilia, la capacità e il talento dei giocatori di Reggio Emilia, però per andare a giocare a, ancora una volta, testa alta in trasferta. Grazie. No, perché sono notti di lavoro, quindi per quello che non... Sì, ovviamente se ha qualche sensazione su Hunter, e poi rispetto alla gara, alla prima partita, se la sua assenza in finale o comunque nell'economia del secondo tempo può essere stato un fattore. Hunter non so cosa, ho un problema al ginocchio, ma non so nulla di più. Credo che il secondo tempo, tranne gli ultimi 6 minuti, sia stato dove abbiamo preso anche più vantaggio, siamo andati avanti anche di 20 punti, quindi chi l'ha sostituito, e soprattutto noi siamo una squadra di sistema, è ovvio che ci sono le qualità dei giocatori individuali, però sicuramente non abbiamo sentito l'assenza di Hunter nel secondo tempo. Una cosa chiedo, parlavo di misure rispetto alla gara 1, la donna, insomma, i primi 3 quarti sono eccellenti per quello che è il piano partita e il piano serie. Sì, assolutamente, cioè voglio dire, siamo una squadra che ha un talento, diciamo, medio. Deve cercare, e l'ha fatto tutta la stagione, andare oltre il proprio livello del talento, e per fare questo dobbiamo credere nel sistema e partire alla difesa. Oggi l'abbiamo fatto. Volevo chiedere, forse, rispetto alla aggressività che avete messo, se il metro arbitrale, insomma, la punita. Ma non voglio parlare degli arbitri, e l'ho detto anche prima, e penso, quindi non voglio parlare, e penso che non voglio parlare perché mi dovrei lamentare, quindi non voglio parlarne. C'è secondo te qualcosa, al di là dello svolgimento speculare tra gara 1 e gara 2, qualche punto in comune naturalmente a farti ribaltare tra gara 1 e gara 2? Sì. Quello che ha fatto Reggio in gara 1. Sì, voglio dire, a livello di andamento di punteggio sono state simili le partite, ok? Però credo che siano state anche con diverse interpretazioni tattiche da tutte e due le parti, quindi direi che la somiglianza è solo stato lo svolgimento del punteggio.